Tumori della base cranica, la speranza viene dalle Marche, l'arma nella lotta per la vita, nuove tecniche mini-invasive endoscopiche. È il tema centrale del primo corso convegno internazionale di neurochirurgia oncologica nelle Marche che si è concluso a Fermo. Una 2 giorni di dibattito scientifico iniziata all'ospedale regionale di Torrette organizzata dalla clinica di neurochirurgia degli ospedali riuniti di Ancona. Nell'ambito del dibattito si sono esaminate le nuove metodologie basate sull'approccio endoscopico nei confronti dei tumori della base cranio, applicate su alcune tipologie di pazienti che altrimenti non sarebbero stati operabili. Questo tipo di approccio è utilizzato all'ospedale regionale da ormai 5 anni e sono tra i 70 e gli 80 l'anno i casi trattati dalla clinica di neurochirurgia del professor Massimo Scerrati. Consistono in alcune piccole incisioni nella zona posta tra la scatola cranica e le cavità nasali e paranasali, ha spiegato il professor Scerrati. Grazie a questo approccio si riescono a raggiungere organi interni e parti tumorali situate in zone molto difficili da raggiungere con altre tecniche. Tutto ciò è reso possibile anche grazie alla miniaturizzazione della strumentazione utilizzata. Tantissimi vantaggi per il paziente: durata della degenza più breve, miglior riuscita dell'intervento e rapido reinserimento sociale, tra gli altri. Presente al convegno anche il professor Fred Gentili, marchigiano di Sarnano e attuale direttore della neurochirurgia dell'Università di Toronto, uno dei maggiori esperti a livello mondiale del settore. Col professor Gentili, sottolinea Scerrati, abbiamo dei rapporti di cooperazione in quanto nel settore della chirurgia della base cranica è una delle massime autorità e il fatto che sia marchigiano è un motivo di vanto e una risorsa per le Marche.